Ciao da Arzaroth della Tana dei Gombini, oggi andiamo a fare l'unboxing di Guards of Atlantis 2, un gioco di Artyom Nikiporov edito dalla Wolf Design, gioco che è stato editato tramite Kickstarter, ora mi è arrivato, andiamo con un sobrio Karambit a tagliare la plastica. L'immagine sul retro, come vedete, è la stessa della copertina, qualche pomino in più. Ed ecco, vediamo il contenuto. Allora, regole di gioco, tra l'altro sono telate. Non dovrebbe essere un gioco troppo difficile, io ho già visto le regole online. È tutto ben spiegato, illustrato, ci sono gli esempi, le spiegazioni delle carte, dei vari eroi, qua c'è anche Silica Gel. È un MOBA da tavolo, tra l'altro da quello che ho letto in giro, il migliore che esista, per questo ho preso questo gioco. Questo è il Tome of Mastery, immagino che ci saranno altre spiegazioni, probabilmente delle parole chiave, vedo, e altre cose così, forse anche modalità di gioco differenti. Ok, tabellone di gioco, durante la campagna Kickstarter vendevano anche il tabellone in neoprene, non l'ho preso, però sappiate che a fine aprile ci sarà una nuova campagna Kickstarter che sarà una riedizione di questo gioco e quindi sarà possibile recuperare tutto il materiale, incluse anche due nuove espansioni. Dicevo, è un MOBA da tavolo, si vede bene. Qua ci sono le due case base, quindi ogni squadra deve spingere i nemici verso la casa base avversaria, muovendosi in queste zone e attaccando sia i minions che i vari eroi. Qua c'è una singola striscia di fustelle, quindi con un po' di elementi scenici, poi penso dei bonus, dei punti, cose di questo genere. Vediamo dentro la scatola, ci sono i mazzi. Penso dei vari eroi, ne apriamo uno per vedere che carte ci sono dentro. Questo potrebbe essere un eroe, c'è cioè il livello di difficoltà più le statistiche. E poi ci sono le carte azione dei vari personaggi. Ogni personaggio in questo gioco ha 5 carte azione e ogni round ne seleziona una che ha un valore di iniziativa, eventualmente un valore di difesa, un valore di movimento e un'azione o una vita. Poi questi sono altri mazzi di carte, ovviamente saranno per gli altri personaggi. Qua sotto abbiamo dei tray con i personaggi, gli eroi del gioco. Quindi ogni eroe ha la sua miniatura, oltre che la sua scheda, il suo mazzo di carte. Vedete un altro, tipo questo lupacchione. Esattamente come in un videogioco MOBA, ogni personaggio ha determinate caratteristiche ed è più adatto a alcune cose e meno a altre. Altri mazzi. Altri personaggi perché, come dicevo, qua dentro ci sono anche le espansioni, quindi ci sono anche le scatole per i personaggi delle espansioni. Ulteriori mazzi per tutti i personaggi del gioco. E sul fondo abbiamo, allora, questi sono i mat dei singoli giocatori. Come vi dicevo, ogni giocatore sceglie un solo personaggio in questo gioco. Il personaggio arriva con 5 carte e
e in ogni turno gioca una carta su questi slot. Quindi praticamente man mano che si va avanti nel round le sue possibilità si riducono sempre di più man mano che gioca nuove carte. Poi quando inizia un nuovo round recupera tutte le quattro carte oltre a quella che ha lasciato da parte e ricomincia a giocare un nuovo round con lo scopo o di spingere il nemico verso la sua base o di far fuori quanti più eroi nemici possibili. Qua abbiamo altri mat perché a quanto pare ne hanno piazzato uno per ogni guerriero. Quindi abbiamo tutte le fantastiche illustrazioni di questo gioco. Non stiamo a aprire anche gli ultimi due, comunque come vedete c'è effettivamente un mat per ogni personaggio. Infine, qua in fondo, togliamo tutto, ci sono i minion. Questi sono i minion di una squadra e questi rossi sono i minion dell'altra, di vario tipo anche in questo caso. Ci sono quelli che attaccano, quelli che sparano a distanza, quelli più resistenti come questo. Gli ultimi due personaggi. Le basette per le due squadre, in modo tale che siano immediatamente riconoscibili. E una serie di cartine, che vediamo che cosa sono. Non ricordo di preciso da regolamento cosa siano queste cartine. Probabilmente dei bonus per prendere punti vittoria, da quello che vedo. Sono delle missioni. Ancora cartine, sono credo oggetti, comunque equipaggiamenti, e queste penso siano tutte, esatto, equipaggiamenti. Queste sono dei riepiloghi, forse per il level up, per quando si aumenta di livello. E questo è tutto da Guards of Atlantis 2. Vi ricordo, a fine aprile ci sarà la nuova campagna se volete recuperare.